La sicurezza informatica è come le cinture dei sedili posteriori delle automobili. Uguale. Prima, perché in molti non sanno che sono obbligatorie e anche la sicurezza informatica è obbligatoria, adesso vi spiego perché. Secondo, perché se finisci nei guai, in caso di incidente, fai male pure agli altri, cioè con il tuo peso vai a finire contro quello che è seduto davanti a te. E nel caso della sicurezza informatica chiaramente il problema è che spesso le aziende a cui vengono rubati i dati, dentro questi dati ci sono molte informazioni di terzi e che quindi in realtà a cui fanno danni, perché quei dati poi se ne vanno in giro. Poi non si può con facilità dire a chi non mette le cinture dietro di metterle, perché la prende un po' male, ci rimane male, non c'ha voglia. Non capisce perché, è fastidioso. Così come quando dici, ehi, curala bene la sicurezza informatica della tua azienda, uno dice, ho capito. E soprattutto il tema dell'illegalità è poco percepito, sia nelle cinture di sicurezza, sia nella gestione della sicurezza di terzi. Per cui amici, non solo mettete le cinture di sicurezza dietro per tutte le ragioni ovvie, anche se per qualche ragione si è deciso che dietro non si mettono, ma anche dal punto di vista personale e aziendale, tenete al sicuro i vostri dati, investite quello che serve, tempo, soldi, persone, perché anche se per qualche motivo qualcuno pensa che non sia necessario, in realtà lo è e può essere anche esiziale per la vostra azienda o per la vostra professionalità, perché ci sono molti casi in cui un furto dei dati poi ha portato alla chiusura dell'azienda o alla perdita completa di reputazione di una persona. Cinture sempre allacciate, sicurezza informatica.